Cadimeno promuove questa manifestazione del 14 luglio per reclamare la libertà di movimento, il permesso di soggiorno europeo, l'autodeterminazione delle persone migranti e denunciare la violenza dei confini. Non ha di meno anche attraverso la riflessione del tavolo femminismo e migrazioni, ha fin da subito letto le frontiere proprio come sistemi che agiscono una violenza brutale nei confronti delle donne e degli uomini, ledendo la loro libertà di muoversi. Vogliamo invece un'Europa accogliente, un permesso di soggiorno europeo, un soggiorno incondizionato, svincolato dalla famiglia, così come dal lavoro. Siamo ovviamente anche critici rispetto al sistema dell'accoglienza qua in Italia, che come sappiamo vede campi della Croce Rossa misti, dove donne, uomini e bambini sono tutti insieme, senza avere invece degli spazi safe per le donne e per i bambini. Da circa un anno siamo anche noi presenti sul territorio, abbiamo aperto uno spazio donne, il Sister Group, dentro l'Infopoint Eufemia, che è uno spazio nel quale le donne migranti e solidali possono condividere momenti di intimità, relax, intessendo relazioni al di fuori delle logiche patriarcali. Le donne minori, ma anche coloro che hanno un orientamento sessuale fuori dalla norma socialmente imposta, spesso si mettono in viaggio proprio per sottrarsi dalla violenza patriarcale nel paese di origine. Ma come sappiamo la violenza di genere è una costante in tutto il loro viaggio e il nostro paese non è certo eccezione. Le donne in transito hanno uno scarso accesso alla sanità e a percorsi legati alla salute. Le donne sono vulnerabili doppiamente, nel loro viaggio corrono il forte rischio di diventare merce di scambio e di entrare nella rete della tratta, che nutre il mercato della prostituzione. Laddove non c'è un sistema di welfare che accoglie la donna, i suoi bisogni, i suoi desideri, le reti della tratta proliferano, essendo appunto dei sistemi che in qualche modo tutelano la donna, ma poi per poterla sfruttare. La violenza di genere sono all'ordine del giorno per tutte e tutti i migranti e questo avviene sotto gli occhi di tutti e anche delle istituzioni naturalmente. Come sappiamo il fascismo e le sue due facce, il razzismo e il sessismo, parte sempre dal controllo dei corpi. I corpi migranti, i corpi femminili, corpi sui quali il patriarcato vuole controllare e per questo crediamo che la lotta per l'autodeterminazione dei corpi e della libertà di movimento non possa prescindere da un'ottica di genere femminista e partigiana. Ecco perché saremo a Ventimiglia, ecco per tutto questo consideriamo il 14 luglio una data anche nostra, una data in cui vogliamo trovarci, ritrovarci, conoscerci, quindi invitiamo in particolare le donne di Ventimiglia, le donne che credono nell'importanza della dignità, della libertà di scelta, le donne che si oppongono all'odio con le armi della solidarietà, della sorellanza e della partecipazione. Grazie a tutti.